chiamo Jessica Conforto, studio all'alberghiero di Brolo. Oggi abbiamo realizzato il bianco mangiare. Il bianco mangiare è una ricetta di origine arabo-francese che si diffuse in Italia durante il XII secolo. Questa ricetta nasce inizialmente come una ricetta salata e successivamente gli arabi decisero di aggiungere le mandorle per le loro caratteristiche afrodisiache. In Italia è una ricetta tipica della Sicilia, in particolare dell'antica contea di Modica. Esistono diverse versioni di questa ricetta, ad esempio la tipica ricetta modicana prevede l'utilizzo del latte di mandorla. In altre versioni di questa ricetta troviamo l'aggiunta di limone, cannella oppure la sostituzione dello zucchero con il miele. Per realizzare questo piatto abbiamo utilizzato per la crema latte, zucchero, amido, un baccello di vaniglia e la cannella. Per la crumble abbiamo utilizzato biscotti secchi, burro e mandorle. Invece per la gelatina al mandarinetto abbiamo utilizzato il liquore al mandarinetto e la gelatina in fogli. E per la decorazione di questo piatto invece abbiamo utilizzato la granella di pistacchio, zucchero a velo, cioccolato e mandorle. Mi chiamo Barbara Pintaudi, faccio la quarta BS dell'Ipster Merendino e oggi vi presenterò questo vino, lo Zibibbo, che è un vino liquoroso che proviene dalla provincia di Trapani, di uve zibibbe. Queste uve vengono coltivate in un terreno medio intenso e sabbioso. Il clima è mediterraneo e la sua macerazione pellicolare avviene per 10 ore e la fermentazione è controllata a aggiunta di alcol neutro di vino. La maturazione avviene in vasca per 6 mesi e per 2 mesi avviene in bottiglia. Questo vino ha un colore ambrato, ha un sentore di albicocche. Ha un gusto intenso ed elegante. Abbiamo abbinato questo vino al biancolante per concordanza, visto che è un dolce siciliano.